Benvenuti alla seconda edizione di Immensamente Buona, un breve corso per nutrire bene il corpo e la mente. Io sono Silvia e quest'anno insieme a me ci sono Buccia, Doro e Fiore. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Questo è un anno molto importante e interessante per noi. Perché il 2021 è l'anno internazionale della frutta e della verdura. We are fruits and vegetables. Simply beautiful. Siamo la frutta. E la verdura. Ingredienti semplicemente meravigliosi. Per la vostra alimentazione e la vostra salute. Quando diciamo frutta e verdura, parliamo di una grandissima varietà di prodotti che la natura ci dà sempre, senza farci mai annoiare. Una dieta monotona, sempre uguale, fa male alla vostra salute e a quella del pianeta. La frutta e la verdura crescono seguendo il ritmo delle stagioni. Questo vuol dire che solo in quel periodo dell'anno sono capaci di iniziare il proprio ciclo biologico e manifestano le loro migliori qualità. Sono più buone, maturano in maniera naturale e sono più ricche di sostanze nutrienti. Ogni stagione ha i suoi prodotti, sempre abbondanti, per farvi gustare tutto l'anno sapori diversi. E ogni prodotto della terra ha la sua stagione e vi fornisce ogni volta quello di cui avete bisogno in quel momento dell'anno. Ad esempio, in primavera la natura rifiorisce e ci offre tantissimi prodotti freschi e delicati, come fragole, asparagi e lattuga, per farci sentire il profumo della vita che riprende. D'estate, quando fa molto caldo, la frutta e la verdura, come l'anguria, il melone, i pomodori, le melanzane, sono ricchi d'acqua e di sali minerali per fornire maggiore idratazione al corpo. O come le carote, che aiutano la pelle a proteggervi dai raggi del sole. L'autunno, con i suoi colori caldi e intensi, ci offre frutti come le castagne, l'uva, i cachi, la zucca e ci prepara al freddo dell'inverno, quando ci sono molti prodotti ricchi di vitamina C che rinforzano le difese immunitarie contro il raffreddore e l'influenza. Trovate così arance, mandarini, cavoli, carciofi. In Italia abbiamo una grande fortuna perché il clima mite e vario tra nord e sud permette la coltivazione di una considerevole varietà di prodotti. Lo sapevate che dalla primavera si possono gustare almeno 16 varietà di zucchine? Da cucinare in altrettanti modi. Ecco alcuni esempi. Consultare un calendario della frutta e della verdura di stagione del territorio, come questo, può essere utile in cucina e per fare la spesa, vedendo cos'è di stagione e cosa no. Ad esempio, potete leggere che le ciliegie in Italia si trovano solo tra maggio e luglio. Se le trovate in vendita in altri mesi, vuol dire che non sono state coltivate qui. Una volta ogni tanto si possono mangiare prodotti fuori stagione o tropicali, ma dovete sapere che mangiare secondo la stagionalità degli alimenti è meglio, perché sono più freschi e gustosi, hanno più sostanze nutrienti e costano di meno. Questo vuol dire che hanno bisogno di meno prodotti chimici e pesticidi, richiedono meno energia per la coltivazione e il trasporto, riducendo così l'inquinamento, l'impatto sull'ambiente e il rischio di perdere la biodiversità, consumando sempre le stesse cose. Acquistate nei negozi prodotti locali o direttamente dai contadini, nei mercati vicino a casa o appena fuori città, dove la verdura e la frutta hanno fatto pochissimi chilometri dopo essere state raccolte. Meglio ancora se coltivate in modo biologico o biodinamico. Tutto ciò fa bene alla vostra salute, all'ambiente e all'economia delle tante aziende agricole familiari del territorio. Questo è il chilometro zero. Una verifica importante che potete fare sempre è controllare la provenienza del prodotto,
lo Stato, la Regione o il Paese. La trovate scritta sull'etichetta o sui cartellini espositivi. I benefici di frutta e verdura. La frutta e la verdura contengono nutrienti indispensabili per l'organismo. Sono una fonte importante di vitamine, di minerali, calcio, ferro, fluoro, potassio, di antiossidanti e di fibre. Le vitamine sono micronutrienti che devono essere assunte con gli alimenti perché l'organismo non è in grado di produrle. Difendono il nostro corpo e intervengono nella crescita di ossa, capelli e denti. I sali minerali sono fondamentali nella contrazione dei muscoli, nel funzionamento del cervello e nella produzione di energia per il nostro corpo. Gli antiossidanti proteggono nei confronti dell'invecchiamento delle cellule e delle malattie cardiovascolari. Le fibre migliorano l'attività dell'intestino e danno maggiore senso di sazietà. Senza appesantirci! E soprattutto, frutta e verdura sono ricche di acqua. Ne possono contenere fino all'80-90%. Ricordatevi sempre di bere per sentirvi in forma. Per essere certi di assumere tutte queste sostanze di cui avete bisogno, potete usare la regola dei 5. 5 porzioni, 5 colori e 5 pasti al giorno. La prima regola è mangiare almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura. 2 porzioni di verdura. E 3 porzioni di frutta al giorno. Una porzione di verdura corrisponde a un piatto di insalata o a mezzo piatto di verdura cotta o cruda. Una porzione di frutta corrisponde a un frutto della misura di un pugno o a 2 o 3 frutti piccoli o a un bicchiere di spremuta. Avete mangiato blu oggi? La seconda regola per sentirsi bene è mangiare frutta e verdura di ogni colore. I colori sono 5 e ogni colore corrispondono benefici e qualità diverse. Il colore rosso fa bene ai vasi sanguigni e rafforza la memoria. Il giallo-arancio aiuta il sistema immunitario e ha un'azione antinfiammatoria. Il verde fa bene alle ossa, ai denti e riduce l'affaticamento. Il bianco è utile al funzionamento dei muscoli e al mantenimento della pressione del sangue. E il blu-viola aiuta la vista, la pelle e le vie urinarie. La terza regola è fare 5 passi al giorno in cui ci siano frutta e verdura. È importante iniziare con la colazione, con un frutto, una macedonia o una spremuta. A pranzo e a cena assumono una porzione di verdura e una porzione di frutta per concludere uno dei 2 pasti. Il consiglio è di consumare la verdura prima del primo piatto. Ad esempio, un'insalata prima della pasta fa sì che la fibra riduca l'assorbimento dei carboidrati. Infine, un frutto come spuntino al mattino o al pomeriggio e abbiamo fatto 5. Una curiosità, le patate e i legumi non sono verdure. Ma i legumi, come i ceci, i piselli, i fagioli, possono essere una buona alternativa a un secondo di carne o formaggio, perché contengono le proteine. Quindi, riassumendo, mangiate prodotti di stagione. Preferite le coltivazioni che rispettano l'ambiente e la biodiversità. Leggete le etichette, acquistate a chilometro zero. E utilizzate la regola dei 5! Accanto a questo video troverete la nostra avventura, l'orto divino e il pasticciaccio del succo vivo. Venite a trovarci e costruite un fantasioso finale alla nostra storia. Ciao! Vi aspettiamo!